Professore, oggi l'accento diciamo che è stato incentrato sui suoi allievi, è stato un bell'incontro, un incontro che ha parlato di formazione principalmente perché abbiamo visto quello che hanno appreso i ragazzi all'Istituto Freudiano. Innanzitutto un suo parere sugli interventi dei ragazzi e poi anche una parentesi sul significato di formazione per Freud e Lacan. Beh, intanto sono molto soddisfatto della loro performance. Io ho chiesto loro di parlare di quello che pensavano bene di parlare, mandato il titolo, non l'abbiamo preparato insieme, siamo stati soltanto qualche minuto prima per coordinare la scaletta e sono veramente soddisfatto. Spero che ce ne siano altri allievi che siano pronti a poter intervenire in questo modo. Lei mi chiede la questione, il problema della formazione. Lacan dice da qualche parte che non conosce formazioni che le formazioni dell'inconscio. Il che vuol dire che anche la formazione analitica si basa sul lavoro delle proprie formazioni dell'inconscio. E in effetti bisogna dire che l'Istituto Freudiano dà la formazione post-universitaria, ma non è la formazione di base per diventare analisti, perché per diventare analisti l'unica formazione è la propria analisi. Ecco, parliamo appunto della psicoanalisi. Ecco, oggi dagli interventi dei ragazzi abbiamo visto diverse opinioni, sono fuoriuscite diverse opinioni, ma cosa vuol dire essere psicoanalisti oggi? Cambia qualcosa alla luce dei fatti attuali, anche alla luce delle istituzioni che abbiamo adesso, perché è fuoriuscito anche il problema politico dell'inserimento della psicoanalisi? Beh, diciamo che in Italia il problema politico dell'inserimento della psicanalisi non c'è stato, perché con la legge Ossicini è stata cassata la parola psicanalisi. Quindi praticamente il problema è che tutti quanti ora si possono credere psicanalisti, anche i psicoterapeuti. Boh, è chiaro che ci sono delle situazioni ancora molto variegate in Europa. Non so se si arriverà a un capirci di più, un vedere insieme la stessa questione, non saprei dire. Forse il problema risulta anche dal fatto che la figura dello psicanalista è un po' fuori dalle classiche categorie. Beh, in un certo qual modo, ed è un grosso problema fin dall'inizio, lo psicanalista deve essere al centro della persona che ascolta e nello stesso tempo completamente al di fuori, cioè una posizione che Lacan chiama extime, come non intima ma al di fuori della persona, però nel punto centrale. Quindi la psicanalisi fin dall'inizio ha avuto una posizione un po' apparentemente di extraterritorialità. Tutto sommato, lo psicanalista, quando ascolta una persona, si interessa unicamente di come funziona l'inconscio di quella persona e non risponde a nessun altro. Non risponde neanche a nessuna domanda. Si parlava prima appunto del fatto che la figura dello psicoanalista è una figura che non si preoccupa del reinserimento dell'individuo all'interno della società, ma in qualche modo funge da rottura. Boh, diciamo che forse la cosa è un pochino esagerata, nel senso che un lavoro per le persone a cui è possibile farlo, che sia possibile un certo lavoro, l'integrazione con la società avviene a partire dalla persona e non più a servizio della società, e quindi è da modulare queste, diciamo, queste affermazioni. È vero che
il problema si pone in certi casi di psicosi dove lo psicanalista è spinto effettivamente a una posizione che non è strettamente quella analitica, ma in quel caso lì lo psicanalista deve saper lavorare anche in tandem, pur senza conoscerlo, per esempio con uno psichiatra. Ed è una modalità di funzionamento che ha dato degli ottimi risultati. Alla luce degli interventi che abbiamo visto oggi da parte dei ragazzi, un suo consiglio a chi invece si avvicina a questo tipo di professione? Uno non si avvicina a questa professione. Uno soffre di un sintomo e a partire da come vuole affrontare questo sintomo si ritrova o non si ritrova psicanalista. Se uno vuole semplicemente diventare analista così, per esempio, per saperne di più, sappiamo la frase di Lacan è che di metterlo fuori, di metterlo alla porta. In realtà la psicanalisi nasce dalla sofferenza individuale e della necessità che uno trova a volerlo risolvere secondo le linee dell'inconscio. È chiaro che uno potrebbe risolverlo in altri modi. Anche lei continua a soffrire, quindi? Bella domanda. Si continua a soffrire perché non si è sempre all'altezza del lavoro che tutto sommato abbiamo abbracciato.